Ah!
Mi trovi in biblioteca. È imponente. Non toccare nulla. Probabilmente contiene dei tesori. Pensi veramente che io non sia in grado di distinguere la differenza fra un romanzo pulp e un incunabolo? Incunabolo? Non avrei mai supposto che un tale termine facesse parte del tuo vocabolario. Ah, sì. Beh, non preoccuparti. Sono pieno di sorprese. Chiudo.
Canby? Sì, sono io. Allora, hai trovato qualcosa? Spero tu abbia buone notizie. Sì, no. Ho intravisto un uomo nel forte che domina l'isola. Potrebbe essere Obed Morton. Quindi? Quindi cosa? No, non gli ho sparato come a una paperella. Anche se lo meriterebbe. Tutto questo casino non ci sarebbe stato se lui e la sua maledetta famiglia non fossero stati consumati dall'ambizione. Morton ha fatto grandi progressi nel suo campo, incrementando la nostra conoscenza dell'umanità. È un genio, appassionato del proprio lavoro. Oltre a ciò, cosa rappresenta per te Obed Morton? Non posso accennare al suo nome senza che tu ti infervori. Ho le mie buone ragioni per credere che il professor Morton, che Obed Morton sia mio padre. È uno scherzo, non è divertente. La data coincide. E mi hanno mostrato una foto. Allora è questo il motivo per cui hai accettato di venire sull'isola? E per le tavole incise degli Abcanis. Le tavole degli Abcanis? Un corno! Ma perché non gli hai scritto per protestare? Perché sei corsa direttamente qui? Volevo sentirlo dalla sua bocca. A dire il vero ti capisco. Dovrei dirti di restare ferma, ma... Presta attenzione, Aline, e chiamami se hai un problema. Carney, io ho un problema. Thank you.
Aline!